bentornati in Domotics Duino, il mio canale YouTube in cui parlo di domotica in maniera molto semplice e soprattutto di Open Hub. Io sono Marco e in questo video andiamo a vedere l'installazione di Portainer. Portainer è un software web-based, quindi accessibile tramite un semplice browser, che ci permette di gestire un'istanza Docker in esecuzione. Ci permette di fare la gestione in maniera grafica, quindi in maniera molto semplificata e intuitiva rispetto all'utilizzo dei comandi nativi Docker da linea di comando. Andiamo quindi a vedere quali sono i passaggi per installare Portainer e nel nostro caso lo andiamo a installare sul Raspberry che abbiamo utilizzato nell'episodio precedente per installare Docker sul sistema operativo nativo del Raspberry e sul quale abbiamo installato e configurato il container di Open Hub. Passiamo quindi al PC e iniziamo l'installazione. Bene, eccoci qua sulla home page di portainer.io, che è il sito ufficiale di Portainer. Quindi dobbiamo andare ad installare la versione, quella gratuita, perché Portainer si può installare in diverse versioni, esistono diverse edizioni e noi dobbiamo installare la community, che è quella gratuita. Andando sul Get Started passiamo dalla Business Edition, che è quella che non ci interessa, quindi dobbiamo andare nel menu in basso, nel footer, e cliccare su Install Portainer. In questa schermata ci viene proposta sia la Business Edition che la Community Edition, quindi noi andiamo sulla Community Edition, che è quella gratuita, e seguiamo la documentazione. Allora, banalmente Portainer viene installato come container Docker, quindi è un software che permette di gestire i container Docker, anzi tutta un'istanza completa Docker, però a sua volta lui stesso è un container Docker, quindi l'installazione verrà fatta in maniera molto semplice. E una volta fatta avremo a disposizione un'interfaccia grafica che appunto ci permetterà di gestire sia il container di Portainer sia tutti i container Docker presenti sull'istanza. Procediamo con l'installazione, andiamo sul Setup a New Portainer CE Server Installation, perché noi partiamo da zero. Nel nostro caso siamo Docker Standalone. Install Portainer CE with Docker on Linux. Così lo installiamo come container Docker e facciamo tutto in maniera molto semplice. Quindi la prima cosa che ci viene detta di fare è quella di creare un volume. Vi ricordate i named volume di cui abbiamo parlato nell'episodio precedente, cioè i volumi che permettono ai container Docker di rendere persistenti i dati che gestiscono. Quindi copiamo questa istruzione, apriamo un prompt di DOS, ci colleghiamo in SSH al nostro Raspberry, modalità identica all'altra volta. Ok, mi sono ricordato nuovamente la password e a questo punto quindi incolliamo il comando. Usiamo sudo perché non siamo amministratori. Ok, questo comando quindi ha semplicemente creato un volume chiamato Portainer Data che mappa una cartella del file system locale del Raspberry. Quindi se vogliamo possiamo andare a vederla, il percorso che abbiamo visto l'altra volta, var lib docker volumes, però devo andare con sudo, quindi entro come amministratore, così a questo punto posso muovermi liberamente. E qua vedo i volumi. E vedete che oltre a quelli che abbiamo visto la volta scorsa, quindi vari Open Hub, abbiamo anche Portainer Data, che ovviamente se ci entro dentro è vuoto. Scusate, è vuoto. Perché? Perché questo volume è stato appena creato, ma finché non viene agganciato ad un container, ovviamente rimane una cartella vuota. Torniamo sulla documentazione. Eseguiamo questo comando che non fa nient'altro che scaricare l'immagine di Portainer, l'ultima versione, utilizza il volume Portainer Data che abbiamo appena creato e lo mappa in una certa cartella del nostro Portainer, poi vabbè utilizza il socket Docker per le connessioni locali in modo tale che utilizzi quello del sistema ospitante. Restart always, come abbiamo visto la volta scorsa, vuol dire che il container riparte in automatico tutte le volte che viene
stoppato per qualche motivo che non sia uno stop manuale, e anche all'avvio del Raspberry quando in automatico parte il servizio Docker. Diamo il nome al nostro container e poi mappiamo delle porte in uscita. Questo comando apre la porta 9443 sul Raspberry per far sì che il servizio che è in esecuzione nel container venga visto anche come se stesse girando sul Raspberry su una determinata porta. In questo caso la 9443, che è la porta utilizzata da Portainer per le connessioni HTTPS, quindi le connessioni sicure HTTP. Nel mio caso non serve avere una connessione HTTPS perché siamo in rete locale, e quindi non avendo un certificato e tutto, avrei sempre sul browser il problema che non mi riconosce il certificato, eccetera eccetera. Quindi io poi qua andrò ad aggiungere anche la porta 9000, che è la porta di HTTP. Quindi Portainer si può anche ovviamente navigare in HTTP semplice senza essere sicuro, è sulla porta 9000. A questo punto quindi lanciamo questo comando, che è il docker run. Il -d, come abbiamo visto la volta scorsa, serve a eseguire il container in background. Quindi copiamo questo comando, lo incolliamo sempre nel nostro prompt e vado solo a aggiungere, anzi non pubblico neanche la porta 9443, ma pubblico direttamente la porta 9000. Lanciamo il comando. Naturalmente la prima volta che installo l'immagine di Portainer su questo Docker, e quindi lui la va a scaricare dal lab. Una volta finita l'installazione dell'immagine, verrà creato il container e mandato in esecuzione. Finita l'installazione dell'immagine e la creazione e l'esecuzione del container, è andato tutto a buon fine e quindi non abbiamo nessun errore. A questo punto col docker ps-a dovrei vedere i container in esecuzione. Abbiamo quello di OpenHAB, ovviamente, che abbiamo installato la volta scorsa, e quello di Portainer, che vedete è in ascolto sulla porta 9000. Quindi a questo punto siamo a posto, possiamo andare adesso sul browser, indirizzo IP del Raspberry, porta 9000, e dovremmo vedere l'interfaccia di Portainer e fare la prima configurazione. Ricordati che tutti i video di questa serie li puoi trovare sul mio canale YouTube nella playlist OpenHAB in pillole. Quindi se non sei ancora iscritto al canale, ti invito a iscriverti se ti piace questa tipologia di contenuti. Ecco che carica e siamo a posto, perché ci riconosce che è una nuova installazione e quindi dobbiamo creare la password di amministratore. Mettiamo una password a nostra scelta, l'importante è che sia lunga almeno 12 caratteri, quindi io metto Marco 1234 123 punti esclamativi. Marco 1234 123 punti esclamativi. Tolgo la spunta dalla collezione delle statistiche, anche se sono anonime, ma di solito io non lo faccio mai, e creo l'utente. Ok, a questo punto la configurazione ci chiede se vogliamo aggiungere un ambiente già esistente oppure se utilizzare un ambiente locale. Quindi noi utilizzeremo l'ambiente locale perché Docker gira sullo stesso server dove gira Portainer. Quindi vado qua e in automatico ci trova tutto. Togliamo pure questo annuncio. Quindi ci trova questa che è l'istanza Docker. Ovviamente Portainer può gestire più istanze anche remote, quindi qua avremo tutta una serie di istanze nel caso avessimo tante istanze Docker che girano nella nostra rete. Clicchiamo sull'istanza locale e abbiamo un piccolo riassunto. Abbiamo due container, due immagini, quattro volumi e tre reti. Zero stacks, perché gli stacks sono praticamente un insieme di container che vive, diciamo, nella stessa configurazione, ma non importa, per adesso non ci interessa. Se andiamo a vedere i container, abbiamo gli stessi che vedevamo col Docker PS, quindi OpenHAB e Portainer. Poi da qua abbiamo tutta una serie di facility che ci permettono di gestire il container, modificarlo, stopparlo, riavviarlo, andare direttamente nel prompt, quindi quello che abbiamo fatto l'altra volta da riga di comando col Docker exec, lo possiamo fare direttamente da questa interfaccia molto comoda. Qua dentro siamo ad esempio nel container di OpenHAB e quindi siamo nel sistema operativo sul quale sta girando OpenHAB.
Poi si possono vedere i log, le statistiche, tutta una serie di informazioni che, in base a come si utilizza Docker e i vari container, possono essere utili. Ovviamente abbiamo il container di Portainer, che è questo che in teoria è in esecuzione qua su questa interfaccia. Poi, se andiamo a vedere le immagini, ovviamente abbiamo le due immagini che stanno utilizzando i container. Qua in teoria potremmo avere tante altre immagini anche non utilizzate da nessun container. Anche perché la prima volta che si crea un container con un'immagine nuova, l'immagine viene scaricata. Poi se il container non serve più e viene eliminato, l'immagine comunque rimane, perché bisogna rimuoverla manualmente. Queste sono immagini piccole, però se scaricate già immagini di un certo tipo, occupano comunque dello spazio, quindi in teoria conviene ogni tanto fare un review delle immagini installate ed eliminare quelle che non servono più. Poi abbiamo visto che avevamo le network, ma sono semplicemente i tipi di network che può creare, che può utilizzare il container Docker. Abbiamo l'host, che vuol dire usare la rete direttamente del sistema operativo che ospita il container, che è la modalità con la quale abbiamo installato il container di OpenHub. Poi abbiamo la bridge, che invece è quella che permette di lasciare la rete del container, diciamo tra virgolette, isolata rispetto alla rete dell'host, però permette di mappare delle porte dal container verso l'host. In questo modo si rendono disponibili i servizi presenti sul container. Altro di interessante qua al momento non c'è, per quel che serve a noi. Nel caso in cui dovessimo creare un nuovo container, ad esempio, e lo vedremo negli episodi successivi, ad esempio per installare Mosquito, che è un componente fondamentale per l'installazione di OpenHub, che è un broker MQTT, si può installare ovviamente come pacchetto apt standard, oppure si può installare come container Docker. Quindi nel caso dovessimo fare l'installazione di un nuovo container, nella vista dei containers, allora, o ovviamente si fa come abbiamo fatto per OpenHub e per Portainer, e quindi si fa da riga di comando, quindi utilizzando un comando simile a quello che abbiamo usato prima col docker run, che però è un po' scomodo da scrivere, anche se di solito si trova già fatta la sintassi e quindi si copia e si incolla e viene anche facile. Però se uno volesse creare un container invece senza dover scrivere ricordarsi la sintassi e dover scrivere tutte quelle informazioni, con add container lo fa in modalità grafica. Quindi si può dare un nome, selezionare l'immagine e poi ci sono tutte le varie configurazioni, pubblicare le porte come abbiamo fatto per Portainer, andare a gestire i volumi, andare a gestire l'eventuale rete, le policy di restart, eccetera eccetera. Ah, ecco, un'altra cosa che posso farvi vedere sono i volumi che abbiamo al momento, che girano su questa istanza Docker, che sono i tre OpenHub, Addons, Conf e User Data, e poi il Portainer Data. Quindi di qua vediamo i nomi dei volumi, probabilmente ci dice anche dove sono usati, proviamo a entrare dentro. Infatti, entrando dentro i dettagli di un volume, qua sotto ci viene detto questo volume è un volume utilizzato da un container che si chiama Portainer. Quelli di OpenHub ci dirà ovviamente il container OpenHub. Però la comodità è che di qua possiamo vedere, non possiamo vedere il contenuto, però possiamo vedere qual è la cartella. Quindi se vogliamo vedere, ad esempio, prendiamo il volume di Portainer, che abbiamo visto prima essere vuoto, ci copiamo questo path, andiamo sul nostro Raspberry, adesso ci sono già, ma se fossimo in un altro path, facciamo il cd di questo path, un ls per vedere il contenuto, e vedete che si è popolata la cartella. Quindi questi sono i file che gestisce l'installazione di Portainer all'interno del container, che però sono resi persistenti in questa cartella del file system del Raspberry. Quindi io il container lo posso stoppare, rimuovere, ricreare, i file non verranno toccati a meno che non vada fisicamente a cancellare il volume. L'operazione di ricreazione del container si fa soprattutto se si vuol fare un aggiornamento del container. Infatti se esce ad esempio una nuova versione di Portainer, su Docker l'aggiornamento viene fatto stoppando il container, rimuovendolo e ricreandolo scaricando l'immagine con l'ultima versione. Se nella creazione del container, che faccio vedere qua, l'immagine che è stata utilizzata, che si vede qua,
immagine portainer, due punti latest. Tutte le volte che si ricrea questo container viene scaricata l'ultima versione dell'immagine. Questo può essere un vantaggio ed una comodità per gli aggiornamenti, però può essere anche un po' rischioso perché se io voglio essere vincolato a utilizzare il mio container su una determinata versione, ad esempio un container PHP che mi serve per delle applicazioni che girano solo sulla versione PHP 7.4, se uso PHP latest come immagine c'è il rischio che quando creo nuovamente il container questo viene aggiornato alla versione 8 ad esempio. Quindi in quel caso bisogna scaricare l'immagine con il tag di versione corretto. In questo caso io con Portainer non lo faccio mai perché voglio che sia sempre aggiornata l'ultima versione. Adesso in questo caso ovviamente l'ho appena scaricato, quindi la versione è aggiornata, però posso andare a vedere il Portainer che ho, quello mio ufficiale, diciamo, che gira sul Raspberry 4 della mia istanza di OpenHAB. Adesso ho aperto OpenHAB, ma devo aprire la porta 9000 dove c'è Portainer. Mi loggo. Ecco, vedete che qua sotto mi dice new version available 2.19.4. Io sono sulla 2.19.1. Mi immagino che quella che ho appena installato, infatti, è la 2.19.4. Quindi questo Portainer, che è il mio ufficiale, al momento non è aggiornato. È indietro di 3. Vabbè, è una bug release, però sempre meglio aggiornarlo se si può. Quindi io cosa faccio? Vado a vedere intanto che l'immagine del mio container, che è questo, sia latest. Infatti vedete che è Portainer latest, quindi è l'ultima versione. Siccome Portainer è ciò che mi rende disponibile questa interfaccia per gestire i container, ovviamente non posso stopparlo da se stesso. Infatti qua il check non è abilitato per fare lo stop, il remove, eccetera, perché nel momento in cui lo stoppo non ho più a disposizione l'interfaccia di Portainer. Quindi solo per questo container l'aggiornamento va fatto in maniera manuale. Questo vuol dire che dobbiamo aprirci un altro prompt ed entrare sul Raspberry, anzi uso Putty che ho la chiave privata per fare il login automatico. Ok, qui dentro sono nel Raspberry, io dovrei essermi fatto uno script che fa l'aggiornamento di Portainer. Portainer update, che vedete che istruzioni fa: docker stop Portainer, quindi stoppa il container Portainer, lo rimuove, poi scarica l'ultima immagine e poi riesegue il comando run. Quindi il container verrà ricreato con l'immagine latest che si è appena scaricato, però i dati verranno letti dal solito volume. In questo modo l'installazione non va rifatta da zero, anche se il container è stato ricreato. Quindi a questo punto io lo faccio, però lo devo eseguire da amministratore. Mi ricordo più, forse devo fare così. Ok, a questo punto lancio il comando, gli faccio fare quello che deve fare. Ok, siamo arrivati alla fine e quindi adesso se torno sull'interfaccia di Portainer e faccio un bel aggiorna, mi chiede ovviamente di riloggarmi perché è cambiato il software, e voilà, ho la versione aggiornata alla 2.19.4, non ho più il messaggio di nuova versione e sono a posto. Quindi vedete come è stato molto molto semplice aggiornare un container, quindi una versione di un software che gira su un container. È importante, non mi stancherò mai di dirlo, di gestire tutti i dati con i volumi. Altrimenti questa operazione qui mi avrebbe fatto ripartire la configurazione iniziale di Portainer, perché non avrebbe più trovato i dati che ha gestito fino ad adesso. Ok, direi che possiamo fermarci qua per questo video. Abbiamo visto l'installazione di Portainer come container Docker, abbiamo visto come si fa l'aggiornamento di Portainer stesso, che non si può fare da Portainer ma bisogna fare da riga di comando, e abbiamo visto le funzionalità principali, che sono molto molto semplici, intuitive e banali, direttamente da interfaccia grafica tramite browser. Vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!